non è un buon gusto. Sai che cos'è? E spinaci. No. A te voi avete con... comunque. Tocca tirare le tapparelle, accendere la luce per farsi vedere bene, perché questi cretini regolano loro la luce. Più è tecnologico, più fa schifo. Comunque, alla mia salute. Mamma. Qua ho messo quella morra di vaso, dove? Vi ricordate? Ho messo questa. Boh, se accendo la luce, magari se ho una luce più stabile, non lo so. Fa schifo la tecnologia, uguale, no? Non si vede, vabbè. Perché si usa questo? Tu che cosa fai con gli spinaci? Li bollisci? Addio vitamine. Addio clorofila. Gnam gnam. Una clorofila molto buona è con le piantine di grano. Le fai crescere 7-8 cm, li tali e estrai il succo. Eh sì, a pascolare. Conte, un minuto. A che cosa ti serve la clorofilla? Sei anemico? Hai bisogno di ferro. A proposito dei spinaci, dicono che contiene ferro. Però stai attento, se hai problemi con le giunture, perché contiene ossalate, acido urico, non va tanto bene per tutti. Bisogna vedere se il gioco vale la candela. Comunque, la clorofilla, tu fai finta che c'hai una macchina, no? E hai bisogno delle nuove ruote per essere altra macchina. Tutto qui. C'è la struttura molecolare dell'emoglobina, che c'ha 4 atomi di ferro. E hai bisogno di un supporto, di un scheletro, di un chassis, che è della clorofilla, solo che là contiene 4 atomi di rame. Va via il rame e si mette il ferro e così c'è l'emoglobina buona. No, non credermi, vai in farmacia tu, che cacchio. Ma mi dispiace per questo telefono che cambia luce, come io mi sposto e vedi, è una stronzata. Però non mi metto a rifare il video, faccio 5 minuti e basta. Allora, morale della favola: ogni volta che hai occasione di farti qualcosa di clorofila, di urtica è meglio, cacchio. Però l'urtica ingrossa un po' il sangue, che c'è proprio. Vedi, tutte queste piccole cose li deve sapere, perché sennò dopo viene e dice: le ho provato tutte e non mi ha aiutato a niente, perché hai provato di testa tua. Tirchio, tirchia, spilorci, andate qua e là a vedere qualche rimedio, subito lo faccio. Magari a te non va bene, perché devi tener conto di altri parametri, e questo lo può fare uno specialista, e la specialista si vuole essere pagato. Soltanto che tu sei tirchio, vai a mangiare un hamburger a 8 euro, adesso c'è la promozione a McDonald's, invece di dare qualcosa a uno che ti insegna come recuperare la salute, capito? No. Siete in 20.000, cavolo, qua. Se mi pagasse un euro, uno, all'anno, io stavo già bene. Gnam gnam. Allora, ogni tanto, non dico sempre, ti conviene farti così. Adesso li ho lavati, perché bisogna lavarli. E dai, con quella luce, vedi? Li ho lavati. Certo, potrei fare anche io come te. Li pulisco finché non rimane niente, solo il verde da là. Sì, mangiare crudi è un po' rischioso, specialmente insalata, cose varie, perché ce le schiricchiaccoli. Però se ce l'hai l'immunità buona, te ne frega un cacchio. Gnam 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 gnam. Gnam 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 gnam.
Com'è che quella è un mix super, quella di Verza, no? L'acqua di Verza, che marinata, là. Vabbè, muore di Verza, è salatina, e questa va benissimo. Pappa il marinaro. Comunque, morale della favola. Caro tirchio che soffri, sappi che anche il digiuno ti può aiutare. Non hai soldi? Fai un digiuno di 3 giorni, che te frega? Tutto guadagnato. E già quei soldini là ti bastano per pagare una consulenza, lo sai? E sentire qualcosa da uno che se ne intende e che risponde, perché essendo naturopata, partita IVA, tutto quanto, risponde anche di fronte alla legge per quello che fai. Invece se tu vai a ascoltare qua un po', là un po', e non sai leggere e scrivere nella naturopatia, nella medicina, nella niente, rischi di farti del male. No, perché vengono da me e dice: signor Mario, le ho provate di tutte, hai provato di testa tua, tirchio.